Stando alle cronache del web, Joshua Zirkzee sarebbe vicinissimo a diventare un giocatore del Milan. Fermo restando che eventualmente festeggeremo l'arrivo di un giocatore nel momento in cui ci sarà l'ufficialità, perché un anno fa, non proprio di questi tempi, perché eravamo più verso agosto, avevamo già sudato, ma un po' meno di un anno fa eravamo lì a dire Taremi arriva, Taremi è fatta, per poi la sera cadere nel tranello del Taremi non è fatta, perché c'erano le commissioni. E anche qui pare che la vicenda sia legata un po' a questo, cioè sia legata al fatto che si debba trovare l'accordo col giocatore, anche se ci sarebbe la volontà del trasferimento, con un Milan pronto a pagare i 40 milioni di euro necessari per completare questa operazione. Io credo che potremmo essere tutti contenti di questa cosa. Io lo sarei. Zirkzee è un giocatore di qualità, è un giocatore che assolutamente andrebbe preso a prescindere, nel senso che poi una collocazione in campo gliela si trova. Restano alcuni interrogativi su quello che ci si potrebbe aspettare da lui, ma ne parliamo tra poco. Resta il fatto che giocatori di qualità sono sempre benvenuti. Giocatori di qualità che hanno già un minimo di esperienza in Serie A, meglio. Il Milan è un'altra cosa. Per Zirkzee, se dovesse arrivare, sarebbe una prova molto molto importante per questo suo momento di carriera. Tutti gli indicatori, ad esempio questi grafici che vediamo sulla sua, sulle sue qualità, sono indicatori molto importanti. La lunghezza di queste barre ci racconta, qui ad esempio dal punto di vista tattico, ci racconta un po' quello che sappiamo già di Zirkzee, adesso senza entrare nel dettaglio di tutti questi dati, ma insomma vedete che per tanti valori che riguardano ovviamente un attaccante, qui siamo veramente sopra la media. C'è un confronto da fare per capire meglio se Zirkzee potrebbe essere il nostro terminale offensivo. Ed è un confronto che noi facciamo con un altro giocatore del quale si è parlato molto, 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 cioè Sesko, l'attaccante dell'Ipsia, che tra l'altro vedremo agli europei, dove invece non vedremo Zirkzee perché non è stato convocato in nazionale. Il confronto che noi facciamo con Sesko è un confronto su alcuni parametri, ma non per dire è meglio, per dire è diverso. Cioè un po' il discorso che facevamo ieri con i difensori, con i terzini. Non è detto che Sesko sia meglio di Zirkzee o viceversa. Sono giocatori differenti e vediamo perché. Perché a parte il fatto che il campione è improprio, per via del fatto che Zirkzee ha giocato molto più di Sesko, ha quasi il doppio dei minuti, quasi il doppio dei minuti, via. Ma ad esempio noi notiamo che hanno segnato 11 gol Zirkzee, 14 gol Sesko. I 14 gol di Sesko vanno un pochino calibrati, perché molti sono stati segnati nelle ultime giornate di campionato, dove ormai si era andato un po' in vacca con gli avversari, quindi è stato un po' macchiato questo dato. I gol segnati attesi sono 7,66 per Sesko, quindi metà di quelli che poi ha realizzato effettivamente. E già questo dato ci indica come Sesko sia un finalizzatore. Per quel che riguarda invece Zirkzee, i dati sono leggermente diversi. 9 gol segnati attesi, 11 gol quelli realizzati. Quindi diciamo che anche qui ha mantenuto fede alle premesse. Le premesse erano quelle di pressappoco 9-10 gol, ne ha segnati 11, quindi né più né meno. Non ha dato una performance più alta, come ad esempio ha fatto Sesko, realizzando il doppio dei gol attesi. Però ci sono dei dati che ci raccontano invece di come Zirkzee sia un giocatore più rifinitore che centravanti, ed è ad esempio quello degli assist. Vedete, 4 assist a 2, 2,54 gli assist previsti per Zirkzee contro gli 1,26 di Sesko. Anche le occasioni create, 43 a 12, ripeto, paragone improprio perché i minuti sono diversi, il minutaggio è differente, ma ci dà un'idea anche qui, vedete, come ad esempio la colonna di destra, quella dei tiri, dei gol, della precisione, eccetera, sia appannaggio di Sesko, quella a sinistra degli assist, dei passaggi completati, dei dribbling riusciti, dei lanci lunghi completati, sia appannaggio di Zirkzee. Ecco, tanto per fare la giusta divisione tra un centravanti e una mezza punta, seconda punta, chiamiamola così, che nel Bologna ha comunque ricoperto il ruolo di
centravanti, di finalizzatore, o per meglio dire di riferimento più che di finalizzatore. Infatti Zirkzee questo è. Zirkzee è un giocatore del quale si potrebbero avvantaggiare moltissimo, ad esempio, dei giocatori di inserimento, ad esempio delle mezzali di inserimento. Se noi avessimo dei giocatori capaci di andare anche senza palla, o per meglio dire, se noi fossimo in grado di istruire giocatori ad andare anche senza palla, ecco che il lavoro di Zirkzee a creare spazio, a tenere il pallone, a difenderlo e a smarcarsi e a smarcare i compagni, anzi, attraverso la creazione di questi vuoti dove lui si porta via un paio di giocatori, potrebbe essere veramente qualcosa di interessante. Quello che però dobbiamo metterci in testa sono due cose molto importanti. Una è legata a quello che vi ho detto nel video su De Ketelaere. Se voi in quel video sostituite De Ketelaere con Zirkzee, il discorso è lo stesso. Cioè, Zirkzee è vero, è giovane perché ha 23 anni, non è giovanissimo in senso assoluto, cioè non è un diciottenne, ecco, che arriva e ha 23 anni, viene da una stagione ottima, in una squadra che ha fatto una stagione ottima, quindi questa è una valutazione da tenere conto. È un giocatore che va aspettato, in ogni caso. Cioè, o si rivela un fuoriclasse assoluto, e quindi abbiamo fatto, se Zirkzee sarà il piglio del secolo, perché comunque ha quelle cifre, no? Più o meno le cifre di De Ketelaere, cioè danziamo intorno a quelle cifre per il giovane bravo da aiutare a completare il suo percorso. Ecco, Zirkzee potrebbe trovarsi in questa condizione, cioè potrebbe trovarsi nella condizione di vestire la maglia numero 9 del Milan, di essere quindi il centro dell'attenzione dei tifosi, del pubblico, di tutti noi, ma magari, ecco, non essere ancora pronto per essere il numero 9 del Milan. Potenzialmente lo è, perché le qualità tecniche sono assolutamente di primo livello, ma attenzione, perché negli ultimi N anni ci sono stati di fatto pochissimi giocatori che sono stati capaci di sopportare la pressione della maglia numero 9 del Milan. Sono stati Inzaghi, Ibrahimovic e adesso Giroud. Questi tre giocatori capaci di prendersi anche qualche fischio, di reagire ai fischi con la prestazione. Pertanto la maglia numero 9 del Milan è una maglia pesantissima, così come è pesante la 7 del Real Madrid, così come è pesante la, non lo so che maglia abbia, Højlund al Manchester United. Faccio l'esempio, no, di giocatori di talento dai quali ci si aspetta subito tanto, ma invece bisognerebbe avere un po' di pazienza. Quindi se dovesse arrivare Zirkzee, bisogna accettare che possa non avere subito l'impatto devastante. Potrebbe anche accadere, ma Zirkzee è più un giocatore che prendi con l'idea di svilupparlo. Quindi ci deve essere la bravura nel fargli fare questo tipo di percorso. Ripeto, a meno che non diventi improvvisamente Marco Van Basten e tutti noi saremmo felicissimi e ci compreremo il cappellino con le treccine di Zirkzee. Ma ragionando su quella che è la sua storia, che è una storia fatta di una buona stagione all'Anderlecht in Belgio, dimensione diversa, una stagione un po' anonima a Bologna l'anno scorso, tanto quanto il Bologna, e un'ottima stagione, una buona stagione, molto buona quest'anno, soprattutto dal punto di vista di prestazioni, possiamo anche avanzare questo dubbio. Cioè il dubbio che, attenzione, arriva un giocatore che sicuramente scalda i cuori, ma che avrà bisogno del nostro supporto, avrà bisogno di non essere fischiato, avrà bisogno di potersi confrontare con il Milan, con San Siro, con le aspettative, eccetera, eccetera, per tutto il tempo di cui avrà bisogno, perché Zirkzee è un bravissimo giocatore. Per diventare molto molto forte ha bisogno del nostro aiuto, prima cosa. Seconda cosa, resta comunque una scelta, diciamo, allora, in una visione buona è una scelta di programmazione. No, non buona intesa, non c'è nessun sottinteso qui. Se vogliamo fare programmazione, se vogliamo fare avviare un progetto, eccetera, eccetera, Zirkzee va benissimo, perché è un giocatore comunque che può, ripeto, che puoi aspettare, che puoi far crescere, che ha bisogno di noi, che avrà bisogno di noi se arriverà. Di certo non è la soluzione, tanto lui quanto Fonseca, per colmare la differenza di 20 punti con l'Inter, ad esempio.
In quel caso, secondo me, avresti dovuto operare in un altro modo se avessi voluto immediatamente cercare di chiudere quella differenza che c'è con loro. Le scelte sono scelte aziendali, sono scelte di opportunità, sono scelte di volontà. Quindi in questo momento, anche se arrivasse Zirkzee, non vedo un Milan che si avvicina clamorosamente alle prime posizioni. Vedo un Milan che innesta un giocatore sul quale ci saranno tante attese e non è un cannoniere e molto probabilmente non lo sarà mai, ma potrebbe diventare un giocatore estremamente forte nel contesto di un Milan che non vuole andare subito, diciamo, a cercare di chiudere per avvicinarsi in alto, ma vuole costruire qualche cosa lungo un percorso più o meno lungo. Questo noi non lo sappiamo, quindi ci sono queste due cose da tenere bene a mente. Secondo me non partiamo con l'idea non partiamo con le sciocchezze della scorsa estate, coi Tum, con il Re Giorgio e tutte queste sciocchezze qua, ci siamo già passati. Andiamo per ordine, andiamo per grado, vediamo se chiudono questa operazione. Se lo fanno è una buonissima operazione, perché io sono sempre per queste operazioni qua, come ero per De Ketelaere, cioè qualità, certa età e investimento giusto vanno sempre bene. Sarebbe un'ottima operazione. Portiamola a casa, ma non pensiamo che ci porti a vincere la Champions League. Dobbiamo avere questo tipo, secondo me, questo tipo di approccio nei confronti di un ragazzo molto bravo, ma che avrà bisogno di noi per riuscire a diventare qualcuno importante in un Milan che speriamo poi anche nel resto della squadra possa diventare importante, perché noi aggiungiamo un giocatore all'attacco che non è una prima punta comunque, quindi dobbiamo stare attenti anche con questa cosa, perché se lui fosse l'unico ad arrivare là davanti, noi ci ritroveremo con due mezze punte, cioè Jovic e lui. Ma questo poi potrebbe rientrare anche in una dinamica di squadra, di gioco, di volontà, di quello che fosse che vorrà fare. Quindi su questo poi avremo modo di parlarne. Ecco, ma c'è da fare molto a centrocampo, soprattutto a centrocampo. Quindi lì bisognerà andare a intervenire una volta chiuso il discorso attaccante.